E lascio a voi. Jacopo e Vittorio, che ci parlerà della fantastica mostra Cine Art, quindi facciamoci spiegare di che cosa si tratta. Grazie a tutti, credo che sia fondamentale amare l'arte, amare il rapporto con l'immagine. Il cinema è il deposito più importante dell'immaginario collettivo che viviamo tutti i giorni. Certamente il cinema è un punto di riferimento decisivo per il nostro sguardo, per il nostro modo di pensare non solo all'immagine, ma anche al sogno dell'immagine. Non è soltanto ciò che vediamo, ma ciò che desideriamo vedere, ciò che amiamo vedere, ciò che vorremmo che accadesse per i nostri occhi, per i nostri pensieri, per il nostro futuro morale e psicologico. Il cinema, da questo punto di vista, è certamente il luogo dove si costruisce molto della nostra mente, molta della nostra vita appartiene ai sogni. E quel sogno, in qualche modo, non industriale, ma organizzato secondo una logica, è quello del cinema. Il cinema è arrivato oggi ad avere un'età molto importante, molto significativa, è entrato ad essere un archetipo, qualcosa di molto profondo nel nostro modo di guardare. Questo ha influenzato evidentemente tutto il percorso dell'immaginario visivo e ha trasformato anche il nostro rapporto come pittori, come uomini d'immagine e dello sguardo sul presente. Devo dire che non solo la fotografia, ma proprio il cinema, la sua dimensione di scorrimento, di montaggio, di ciò che avviene in tempo reale, ma che poi si sposta in una dinamica meccanica come una ruota dentata che trasporta le nostre immagini verso un percorso di senso. Questo è il cinema. E allora l'immagine, oggi chi costruisce l'immagine, chi deve inventare sogni con la pittura, lo deve fare consapevolmente, sapendo che il cinema esiste e partendo da lì, partendo da quella mancanza che è la mancanza di un rapporto con il colore. Ecco, questa è un'altra dimensione importante che le nostre artiste hanno sempre frequentato, sin dall'inizio, e quindi il ritorno a una cifra del colore, a un'armonia del colore, a un desiderio legato al colore, a mio avviso non è qualcosa di fuori dalla storia della pittura, ma è un desiderio, una cosa decisiva oggi per la pittura, per il destino della pittura. Se vogliamo fare pittura, dobbiamo riappropriarci del colore nella sua dimensione, sia dell'innocenza del colore, senza entrare nel naif, ma certamente dell'innocenza, cioè del fatto che il rapporto col colore è un rapporto che noi non possiamo mai totalmente dominare. Possiamo dominare la linea, possiamo dominare la composizione visiva, possiamo dominare il nostro rapporto con le icone, costruirle, ma non possiamo mai dominare, afferrare il colore in questo modo. E allora le nostre pittrici, brave e meno brave, alcune che stanno facendo un percorso, alcune che raggiungeranno successo tra breve, però certamente tutte hanno questa innocenza del colore, cioè un rapporto di rispetto verso il colore. Questo è decisivamente importante ed ha il senso anche di questo percorso. Quindi il colore, l'amore per l'emozione, l'amore per la variazione cromatica, il fatto che il colore instaura un rapporto in cui il pittore non è il dominus, non è colui che comanda, ma è colui che si fa in qualche modo guidare dallo spirito dell'immagine, dell'immagine cromatica. E quindi nessun pittore grande è un pittore arrogante rispetto al colore. I più grandi artisti della storia, insomma, all'inizio noi sappiamo che il colore, anche nella cifra, diciamo, storica delle scuole italiane, la cifra che in qualche modo costruisce l'identità delle pitture venete, è parte proprio dalla dimensione del colore, quindi dalla dimensione del rispetto della luce. Allora, le nostre pittrici non sono naif, sono pittrici capaci di essere rispettose di quello che è la dimensione altra della luce, una dimensione che ci domina perché ci dà energia, non ci comanda ma ci ispira. Questa è una cosa molto importante che va contro, per certi aspetti, tutto quello che è il mondo in bianco e nero del concettuale, che personalmente frequento tantissimo come critico, per carità, però credo che un critico, credo che un percorso di costruzione di senso attorno alla pittura debba sempre tener presente un po' tutto quello che accade e non chiudersi dentro il recinto di un rigore così costruito come il rigore
del concettuale che si separa dal mondo. Il concettuale ha senso se c'è un rapporto di frequentazione con la storia della pittura, che non è una storia di scarti, di salti nel vuoto, è una storia di continuità, di presenza di un percorso storico della pittura. Quindi le nostre ragazze e i nostri pittori fanno un percorso che è importante, che è di grande, come dire, da rispettare proprio anche come intenzione, oltre che come risultato. Oltre a questo dobbiamo dire che altro tema importante è il tema della bellezza, cioè il fatto che l'arte contemporanea deve conservare dentro di sé il tema della bellezza. La bellezza è in fondo inarrivabile, è qualcosa di eccentrico, è qualcosa che noi non possiamo dire, possiamo soltanto essere dominati soprattutto dal mito della bellezza e anche dal demone della bellezza. La bellezza ha una grande capacità di muovere, di ispirare, di rendere la nostra vita un dramma romantico, ma anche un dramma degno di essere vissuto. Allora, il fatto che queste pittrici lavorino attorno anche al tema di una costruzione di un'icona, frequentino le icone del presente, tentino di costruire icone, secondo me è un gesto di grande umiltà intellettuale che va rispettata e che è il miglior strumento per poi costruire un percorso pittorico, un linguaggio personale di questo. Perché partire da un'accademia del concettuale senza costruire rapporto con l'immagine, senza frequentare un'icona e anche un'icona personale, individuale, una poetica personale, significa rinunciare ad avere un ruolo come pittori, significa tagliarsi fuori da un percorso di artisti. Quindi questo è, diciamo, uno strumento, quello che abbiamo costruito, che è uno strumento che tiene presente il rapporto di continuità che c'è tra la ricerca della bellezza, la ricerca dell'eccentricità della bellezza. E per eccentricità intendo dire il fatto che qua stasera vediamo bellezze diverse e che non sono uniformate a uno standard. Oggi il sistema mediatico, anche il sistema della moda in particolare, tende a costruire un'icona del femminile tutta dotata di una meccanica della bellezza, quasi che la bellezza fosse un canone, un codice quasi aritmetico, algebrico. Invece la bellezza è uno spirito assolutamente imprendibile, è un non so che, è un qualcosa che traguarda verso un destino dell'impossibile da raggiungere, ma certamente del degno di essere seguito. Grazie.